Buon pomeriggio e ben trovati con l'appuntamento con Pomeriggio Udinese, la prima settimana dopo la fine di un campionato che in realtà ha ancora una gara da giocare, quella tra Atalanta e Fiorentina, rimandata all'epoca purtroppo dei fatti della tragica scomparsa di Gio Barone, l'amministratore viola che aveva lasciato insomma tutti di colpo, abbandonando soprattutto il mondo della Fiorentina in una grande tristezza, un mondo, quello viola, che aveva già conosciuto la perdita di Davide Astori, che abbiamo anche noi vissuto da vicino in quanto accaduta proprio qui ad Udine. Ed ecco che quindi per un'altra tragedia c'è ancora una partita da giocare, c'è ancora un'ultima partita da andare insomma a incasellare per chiudere un campionato che per l'Udinese invece è finito con il gol di Davis. Anche la partita tra Atalanta e Fiorentina in realtà per la classifica serve a poco, perché la Fiorentina è già in quel piazzamento e deve solo vincere la Conference per sperare di andare in Europa League, altrimenti sarà ancora nella terza competizione europea per la terza annata consecutiva il prossimo anno. L'Atalanta invece ha già battuto il Torino, quindi ha già scavalcato il Bologna e di fatto ha già eliminato la Roma dalla partecipazione alla Champions. I bergamaschi ci andranno, ma non più come vincitrici dell'Europa League, ma come qualificata di diritto per il piazzamento in campionato, e questo toglie purtroppo uno slot nella massima competizione europea all'Italia. Tutti questi discorsi purtroppo non interessano l'Udinese, che ovviamente con le coppe europee, in particolare quest'anno, ma già da qualche stagione, non ha nulla a che fare, però, che è chiaro che nell'analisi di un campionato dovevamo andare a spiegarvi ancora che cosa c'è in ballo, visto che manca una partita. Poi per quanto riguarda invece le finali delle competizioni, si gioca la finale stasera proprio tra Fiorentina e Aston Villa e Olympiacos, scusate, in Conference, mentre sabato sera la grande notte tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Ovviamente oggi come sempre continueremo a parlare di Udinese, perché come vedete nel titolo insomma bisogna fare un bilancio di una stagione terribile, di una stagione cominciata male e che stava per finire peggio. Fortunatamente ci ha pensato Keynan Davis, che ha chiuso un pochino il cerchio di quella che è stata la sua annata, arrivato come sostituto di Beto. Di fatto lui non c'è mai stato, eppure è lui con il numero 9, l'uomo che salva l'Udinese. Tutte queste analisi non le farò da solo, le faccio con Alessandro Vescini, ospite solito Pomeriggio Udinese. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro. Allora, è la prima volta che ho il piacere di vederti virtualmente, quantomeno dalla notte di Frosinone. Io so che tu sei stato là, ho visto i selfie, ho visto le foto, ho letto i racconti, eri con Stefano Pontoni, che avevo già invece avuto il piacere di vedere ancora lunedì, quando insomma l'avevo beccato sveglio ormai da quasi 48 ore, era venuto a fare tutta una tirata prima di andare a coricarsi in quella che per lui credo sia stata una notte di recupero energie per tutte quelle spese. Allora, a parte gli scherzi, ti chiedo un pochino di raccontarmi la tua notte di Frosinone, così insomma torniamo a quei bei momenti là. È stata un'avventura più che una notte, perché diciamo che l'esperienza a Frosinone è partita un po' più prima, quando domenica mattina abbiamo deciso di partire. Un'idea matta, lo ammetto, perché come abbiamo già raccontato tutta la scorsa settimana, c'era la mancanza di mezzi di trasporto, quindi era difficile reperirli, eccetera, eccetera. L'Udinese si è attivata e è riuscita ad aiutarci, a venirci incontro, prendendo un pulmino da 9 che doveva essere andato a ritirare al confine tra la Muggia e la Slovenia, ok? Quindi siamo dovuti andare fin lì a ritirarlo, poi siamo partiti alla volta di Frosinone. È stata un'avventura, ok, fatta con qualche tifoso matto come noi, però poi dopo siamo arrivati alla partita. La notte, diciamo che è stata una partita particolare, perché parte che un po' per la mia terra, è la mia prima volta che vedevo su un campo dal vivo un'eventuale retrocessione di una delle due squadre, quindi era una cosa che non ero abituato e solito a vedere. E poi anche la partita, diciamo che è stata seguita con un telefonino, una radio, uno schermo che proiettava la partita tra Empoli e Roma, quindi è stata un po' anche questa adrenalina dei continui cambi di risultati tra i due campi
che continuava a cambiare anche lo stato d'animo stesso dello stadio e dei presenti, perché una volta eravamo più sorridenti noi, poi dopo cominciavano a essere più sorridenti quelli del Frosinone, poi ricambiava perché magari la Roma aveva pareggiato, poi dopo avevamo segnato noi, quindi noi eravamo sorridenti, poi segna l'Empoli, cioè si cala il silenzio, si crea proprio un mix di emozioni particolari, anche difficili da raccontare, perché cioè, se non eri lì era difficile cercare di spiegarli, però tutto dopo si è chiuso molto bene, per fortuna ringraziamo il gol di Davis che ha un po' tolto le castagne dal fuoco, e poi da lì è stata un po' una sorta di liberazione, ecco, un po' tutto quello che ti eri tenuto dentro fino a quel momento, un po' per l'ansia, un po' anche perché sapevi che non potevi dire nulla, non potevi fare nulla, non potevi lasciarti andare perché mancava ancora una partita che era cruciale. Ecco, quando arriva il triplice fischio, un po' i giocatori si sono lasciati andare, ma tutti i presenti, ovviamente i sostenitori dell'Udinese, si sono lasciati andare ed è stato un po' un momento bello, è stato un momento bello. Bello da vivere, preferirei però non ripeterlo più, ecco, cioè, molto bello, è bellissimo, ci siamo divertiti, è stata una bella avventura, però magari preferisco fare come gli altri anni, salvarsi qualche giornata prima, non sarebbe male, anche se a livello di emozioni è stata una bella serata. Ma pensa che questo è un discorso che abbiamo toccato anche lunedì sera, tanti tifosi ci hanno scritto: a sapere che va bene, quindi a sapere che poi ci salviamo, piuttosto che arrivare 14esimo e salvarmi ad aprile, che poi non ho obiettivi, preferisco andare a giocarmela fino all'ultima e vivere queste emozioni qua, a sapere che poi ti salvi. È quello il problema, esatto, è proprio quello il problema, perché siccome non si può sapere, è come dire, bisogna dirlo. Sapendo di vincere, preferisco vincere ai rigori, che c'è quella tensione lì. Grazie, esatto. No, ma metti che Davis non segnava, quindi andavi tu in Serie B, quindi da quel punto di vista sì, è vero che è stata forse una stagione anche con molto più attaccamento degli stessi tifosi, perché ovviamente fin dall'inizio alla fine capivi che era una stagione che si decideva all'ultima giornata, quindi c'è stato un interessamento maggiore, no? Anche dal punto di vista del bacino, del pubblico per le sorti dell'Udinese. Però è chiaro che quest'anno sì, grandi meriti, comunque bisogna darli a Cannavaro in primis e alla sua squadra, però devi anche contare una grande fetta di fortuna che quest'anno ti ha aiutato ed ti ha permesso di salvarti all'ultima giornata, perché basti vedere semplicemente la partita col Frosinone che è stata l'ultima, se Sule avesse calciato un pochino più basso quella punizione e portava in vantaggio il Frosinone, si apriva un'altra partita e non so poi come sarebbe andata a finire, quindi da quel punto di vista lì sì, è vero, è una cosa che ho anche a me, i tifosi mi hanno detto in molti: guarda, rifarei un altro anno così piuttosto che salvarmi con 4-5 giornate d'anticipo. Però io dico, visto che comunque la rosa c'è, il progetto comunque dell'Udinese non è quello di lottare per la salvezza ma di ambire a qualcosa di più, io preferisco magari fare un'annata che mi va male, definiamola così, ma mi salvo ad aprile, piuttosto che fare un'annata che va terribile, come avevi definito tu molto bene all'inizio, e quindi poi sei costretto a salvarti l'ultima giornata. Sono due correnti di pensiero. Io, siccome vedo sempre un po' le cose dal punto di vista positivo, preferisco salvarmi ad aprile quando mi va male, quando mi va bene magari posso anche giocarmi un piazzamento, come è stato magari l'anno scorso, non questo qua, appena concluso quello prima, con Sottil, che fino a 4-5 giornate l'Udinese aveva ancora l'aritmetica possibilità di arrivare in conference, paradossalmente. Ok, poi è chiaro che poi i risultati sul campo non ce l'hanno permesso, però preferisco magari vivere una stagione così, che sapendo che se va male va bene, siamo arrivati 14esimi, va bene, però almeno non ho mai avuto quest'ansia, questa paura, questo spettro, perché è stata brutta per certi momenti, poi eravamo anche assieme per Udinese Empoli, per esempio, per certi momenti è stato brutto, e quindi io, ok, belle le emozioni, bello tutto, però vedendo anche la storia di Udinese, la squadra, il progetto, preferisco vivere anche annate magari un po' più monotone, però consapevoli che c'è un percorso di crescita e quindi prima o poi si arriverà a viverle dall'altra parte, non quando speri che non ti vada male, ma quando puoi effettivamente farle diventare belle stagioni. Sì, assolutamente no, questo ci sta, sono pensieri, però visto che avevi fatto un discorso che si legava ai tanti messaggi ricevuti lunedì, volevo avere la tua opinione. Tu mi hai parlato della traversa di Sulé, dopo affronterò un'altra serie di temi, visto che il titolo dice l'analisi della stagione, inizierei ad analizzare quelle che sono un pochino i ruoli, i reparti, lo faremo anche noi con la nostra redazione in questi giorni, andremo ad analizzare io e il buon Stefano Giovanpietro un po' il percorso di quello che è stato, partiremo dai portieri, quindi preparati perché nel corso di questa trasmissione io oggi ti farò una domanda proprio su Maduka Okoye e su quella che è stata la partita della vita per Maduka, che dopo tanti errori, secondo me, in una stagione anche per lui non positiva,
questo è un mio personale parere, contro Frosinone ha fatto la classica partita della vita e quasi da solo insieme a Davis ha regalato la salvezza all'Udinese. Ma ne parliamo dopo, perché io volevo concludere il discorso su quella serata drammatica per il Frosinone e di festa per l'Udinese, chiedendoti un pochino l'ambiente del Frosinone. Volevo avere proprio la tua testimonianza, tu che eri lì. Io lo confesso, a parte l'esultanza gioiosa con tutto quello che poi è diventato virale con la mia esultanza del tablet volato, che vabbè, ovviamente è arrivato un eco fino a Milano e quant'altro, ma quello era il simbolo di un'ansia, no? di un'esultanza che ti fa finalmente togliere un po' di pensieri dopo 9 mesi complicati. Quindi, tolta l'esultanza di Davis e tutto il contorno, c'è stato un dramma sportivo che si è vissuto a Frosinone, e io ammetto che al triplice fischio, quando mi sono un attimo calmato, sono tornato in me e ho detto: però io sono onesto, io l'ho detto anche in diretta, io sono onesto, il Frosinone, tra noi, l'Empoli e il Frosinone, erano quelli che si meritavano meno di tutti, per quanto fatto vedere in campo, di retrocedere. Tra le tre, credo che l'Empoli meritasse di più, per quanto fatto, di andare in B. Poi il calcio è così, ma vedere Di Francesco, che stava trovando la stagione della rinascita dopo esperienze negative che l'avevano segnato anche più del dovuto, perché Cagliari, Sampdoria e Verona erano state esperienze negative per un allenatore che in realtà lui in carriera aveva fatto bene con Sassuolo e Roma ed è un maestro di calcio, nonostante i risultati ultimamente dicano il contrario. Ecco che quando prende il Frosinone, riparte da zero con l'umiltà di tornare indietro ad allenare una squadra neopromossa dopo che uno fino a 4-5 anni prima allenava in Champions, in semifinale contro il Liverpool. Ecco, io ho sperato che per Di Francesco andasse bene questa stagione. Quando all'inizio il Frosinone era tra le favorite e tra le sorprese del campionato, ho detto: sono contento. Vedere poi il pianto disperato mi ha fatto male, perché il Frosinone, per quello che ha dimostrato in campo, non meritava di scendere. Bellissimo l'abbraccio tra Cannavaro Fabio e Cannavaro Paolo, che era stato giocatore di Eusebio Di Francesco al Sassuolo, che hanno confortato un po' l'allenatore dei gialloblu. Volevo chiederti come avevi vissuto tu sia questa situazione del mister Di Francesco, ma in generale tutta la situazione dei tifosi del Frosinone che all'ultimo minuto si sono ritrovati in Serie B. Sì, diciamo, per quanto riguarda Di Francesco, nulla da dire, ha fatto un'annata comunque positiva, perché il Frosinone, peccato magari un po' di malizia, un po' di esperienza nell'andare magari a vincere molte partite che non è riuscito a vincere, però comunque una squadra retrocessa con 35 punti, con una squadra che sulla carta probabilmente a inizio stagione l'avremmo messa come la peggiore del campionato, sulla carta, eppure fino a il gol di Davis era la papabile a salvarsi delle tre tranquillamente. E poi è chiaro che il calcio è strano, l'Empoli fa 20 sconfitte, quindi fa più della metà delle partite le perde e si riesce a salvare grazie a Niang, che segna quasi solo su rigore in questa stagione, quindi anche da lì quelle sono quelle cose che è difficile spiegare, ecco, a livello di numeri. Per quanto riguarda Di Francesco, è chiaro che era un po' la sua grande occasione. Secondo me la retrocessione non va troppo a penalizzare la sua carriera, perché comunque, vedendola dall'esterno, si capisce che comunque il Frosinone già aveva fatto un grandissimo lavoro a provare a giocarsi la salvezza all'ultima giornata, perché comunque parliamo di una squadra che non è mai riuscita a salvarsi ogni volta che è stata promossa in Serie A. Questo fa capire la realtà del Frosinone, che in realtà è il valore generale della squadra, che è una squadra che comunque accetta un'eventuale retrocessione in Serie B, perché fa parte in questo momento della sua storia. Quindi da quel punto di vista lì, secondo me, non verrà troppo penalizzato Di Francesco, che credo possa entrare un po' nel giro di valzer delle panchine che ci sarà quest'estate, magari in quelle ovviamente di bassa classifica, ma potrà tranquillamente rientrare, oppure magari dopo le emozioni forti provate fino a domenica sera, magari si può prendere anche un po' di pausa e magari subentrare a gara in corso nel campionato prossimo. Questi sono due discorsi che vedremo più avanti. Per quanto riguarda invece i tifosi, è stato un po' particolare, perché ovviamente tutti speravamo nella Roma, ecco, lì allo stadio tutti diciamo avevamo le birre pronte per festeggiare assieme, ecco, se posso dire così, perché ovviamente speravamo di concludere in serata in una serata positiva, in modo tale che entrambe le squadre riuscissero a salvarsi. Poi dal gol di Davis è chiaro che tutto il popolo di Frosinone ha cominciato a guardare cosa succedeva a Empoli, perché è chiaro che si era capito che una squadra come l'Udinese è difficile
da sorprendere, è difficile fare gol perché è una squadra che si barrica molto bene in difesa, e quindi da quel punto di vista lì si era capito che, salvo miracoli, il Frosinone avrebbe fatto fatica a pareggiarla. E quindi occhi su Empoli-Roma, il gol nel finale dell'Empoli ha un po' stato un'ammazzata mentale, ecco, possiamo definirla così, per i tifosi che l'hanno sentita questa retrocessione, ma non tanto perché sono retrocessi, perché come dicevo prima, anche parlando anche con colleghi di Frosinone, sono abituati a retrocedere, non è una piazza che viene sorpresa da un'eventuale retrocessione, perché sanno il valore della loro squadra e sanno che è già un'impresa restare in Serie A, essere promossi in Serie A sarebbe un'impresa ancora più grande restare in Serie A, quindi accettano la retrocessione, ma forse accettarla in quel modo non se lo sarebbero mai aspettati, cioè arrivare a domenica alle 20:44 con il Frosinone davanti sia ad Empoli e Udinese, e poi dopo alle 22 qualcosa, quando è finita la partita, ritrovarsi dietro entrambe in classifica, essere proprio il Frosinone, la squadra calata in Serie B. Ecco, il modo in cui è arrivato lì è stata una bella mazzata psicologica, però ovviamente dopo è emerso un po' anche la ragione, ecco, il raziocinio dei tifosi che hanno capito che comunque ci stava, perché anche il Frosinone, l'Udinese è un po' la squadra dei se e dei ma, possiamo definirla così quest'anno, ma se avesse difeso meglio negli ultimi minuti, ma se, magari era un altro campionato. Anche il Frosinone possiamo magari definire una squadra dei se e dei ma, ci sono state tante partite che non sono riusciti a chiudere, che sono stati rimontati. Ti faccio un esempio, il Frosinone chiude al terzultimo posto a meno uno dal Cagliari. Cagliari-Frosinone, scontro diretto, finisce 4-3 per il Cagliari, quando il Frosinone sta vincendo 0-3 a Cagliari, e poi subisce il 4-3 e perde quella partita. Quella partita è stata per esempio cruciale a livello di scontri diretti e di punti in classifica, quindi anche il Frosinone è una stagione di sede mai, quindi anche i tifosi dopo hanno capito che sì, per carità, sfiga per come è capitata la retrocessione, però ci sono anche tanti demeriti da parte della squadra. Sì, è vero, tra l'altro in diretta stavo andando a controllare, era il 29 ottobre quella data lì, pensavo novembre, invece eravamo ancora ad ottobre, erano i giorni in cui Cioffi esordiva sulla panchina dell'Udinese, esattamente quel weekend lì, e pensa quanto tempo dopo tu vai a ripescare quelle immagini lì, così come se fosse toccata a noi, io probabilmente sarei andato a riprendere ad ottobre le partite contro l'Atalanta e a novembre contro il Verona, per fare due esempi. No, io avrei preso altre. Tu avresti preso altre, non il pareggio di Ederson o il gol di Henry? Quale avresti preso? Io avrei preso Udinese-Cagliari 1-1 dopo aver vinto a Torino con la Juve, e Udinese-Salernitana 1-1. Quelle due partite lì, che è stato il momento in cui Cioffi è riuscito a vincere sia a Torino con la Juve e sia a Roma con la Lazio. È stato quel periodo lì. Invece di fare due punti ne facevi 4 o 6 ed eri già salvo, perché riuscivi magari a dare quel click mentale alla squadra decisiva. Però quelle partite non meritavi di vincerle, né col Cagliari né con la Salernitana. Io questo dicevo, no? Invece col Verona e con l'Atalanta, tu soprattutto con l'Atalanta avevi fatto una partita clamorosa, clamorosa, la miglior partita secondo me dopo quella col Bologna che ho visto fare all'Udinese, e lì un po' per sfortuna perché ti scivola Christensen e perché l'arbitro col Verona non fischia alla fine, perché anche col Verona tu avevi fatto delle sciocchezze, ma come mole di gioco la meritavi, quindi io andavo. Però è vero che anche le partite che hai menzionato tu sono partite in cui tutti quanti noi pensavamo potesse esserci la seconda vittoria consecutiva, quella che poi in fin dei conti non è mai arrivata in stagione, e di conseguenza sono le classiche partite in cui ti mangi le mani. Però quelle partite che... perché col Cagliari, ti faccio l'esempio, eri anche passato in vantaggio. Sì, certo. Cioè poi è bastata una traversa di Lapadula per spaventarti, sgretolare però tutto improvvisamente. Però poi ti sei sgretolato, esatto. Il Cagliari non ha rubato niente. No, ma infatti, ma io dico, quelle partite lì secondo me sono le partite dove c'è il più grande rammarico dell'Udinese quest'anno, perché è vero che quello, come hai detto tu, anche, secondo me la partita più bella di quest'anno è stata Udinese-Atalanta 1-1, e ancora meglio di quella col Bologna, però comunque era ottobre, cioè ottobre, passami il termine, manca ancora tanto per decidere il campionato, cioè non la riesco a reputare una partita decisiva, mentre quelle due l'Udinese riusciva a fare quel salto in più e a ritrovarsi alla pausa, l'ultima pausa per la nazione di marzo, quella che dopo ha iniziato un po' la discesa, il momento forse più difficile della stagione, con Torino, Sassuolo in poi, ti ritrovavi già a quei 5-6 punti di vantaggio sulla zona rossa, che magari li gestivi in diverso modo le partite, già quella col Torino, poi quella con il Sassuolo, soprattutto a Reggio Emilia, poi fino a quella col Verona, eccetera, eccetera. Quindi anche da quel punto di vista lì, secondo me, lì è stato un po'
l'ultima sliding doors della stagione, cioè l'ultima occasione per dire ok, adesso puoi dare una svolta alla stagione e salvarti subito, e alla se fine no non l'hai sei fatto. Destinato a lottare fino alla fine. E alla fine, e alla fine abbiamo visto come è andata. A proposito di fine stagione, abbiamo sentito già le parole di Pozzo, vi rifaccio ascoltare un estratto in cui addirittura lui ammette il paron di aver avuto paura e di essersi vergognato. Questo è un concetto che ha espresso molto bene con la nostra Giorgia Bortolossi, lo riascoltiamo. Vabbè, siamo felici di non aver avuto, diciamo, il problema che poi alla fine nelle ultime giornate si era emerso di rischiare la Serie B. Ecco, questo io ho preso paura, però insomma siamo arrivati e per fortuna forse ce lo siamo anche meritati, sarebbe stato un castigo troppo grande per noi, per i tifosi, per tutta per la nostra provincia. Abbiamo rischiato e perché cioè, se arrivi a 10 minuti dalla fine è inutile dire che è tutto previsto e tutto calcolato. No, questo qui è stato un infortunio, no? Ecco, quindi le felicitazioni eccetera le gradisco, però non rientrano, diciamo, perché dico potremmo anche un po' tra virgolette vergognarci, ecco, per essere arrivati fino qui, no? Beh, insomma, ecco. Di vergognarvi no, credo sì, che non abbiate nulla di che vergognare. Io c'ho un po'. Sei un po' vergognato a momenti? Sì, le ultime settimane mi vergognavo, ecco, per essere lì tra questi altri lì che poi, insomma, lasciamo perdere. Ha sofferto, vero? Sì, ma no, ma poi, sai, quando si vedono certe situazioni anche, no? Di certi avversari che raggiungono certi obiettivi che sono diventati campioni del mondo improvvisamente. E allora ti rimani un po', no? Male, no? Alessandro Vescini, ti ho visto sorridere, so in che punto ti sei messo a sorridere, ci arrivo tra poco. Prima ti chiedo se secondo te il paron esagera quando dice dobbiamo un po' vergognarci, perché ecco, tutti i tifosi che ci hanno scritto alla fine vedrete che non cambierà nulla, perché alla fine l'Udinese si è salvata e quindi anche in una stagione così la società il suo obiettivo l'ha portato a casa, e se si è salvata quest'anno avranno ancora meno voglia di rinforzare la squadra perché hanno visto quanto poco basta per ottenere la salvezza. Io qua mi sento di dire, cari amici, no, non è così, nel senso non sto dicendo che domani la famiglia Pozzo allestisce una squadra da scudetto, ma credo che quando il paron dice non l'abbiamo calcolato, è stata una stagione nata e finita male, finita bene ma nel senso andata male, storta, cercheremo di fare qualcosa di più per evitare una situazione di nuovo del genere, io qua ci credo. Voglio sapere la tua opinione su questo e se sei d'accordo nelle parole dobbiamo vergognarci, perché Giorgio Bortolossi diceva addirittura vergognarsi forse è esagerato, perché lo sport è sport, una stagione storta alla fine può succedere, e Paron Pozzo ha detto no, io mi sono vergognato. Belle parole, avevo già seguito tutta l'intervista integrale e penso di concordare su tutto quello che ha detto, perché comunque non era scontato metterci in questo modo la faccia dopo questa stagione, perché non sono state frasi di circostanza, ed è l'esempio l'hai portato tu, mi sono vergognato, non è una frase di circostanza detta tanto per rispondere alla domanda e per dire quelle 3-4 frasi per far contenti tutti. È stata una frase forte, una frase che addirittura la stessa Giorgia è rimasta sorpresa, ma secondo me rispecchia proprio quello, lo stato d'animo che ha provato la proprietà in questa stagione, perché è chiaro che parliamo di una squadra che è da 30 anni in Serie A, parliamo di una delle società più longeve, più storiche del nostro campionato, che ha fatto la storia recente soprattutto del nostro campionato. Io esagero, ma se la metto allo stesso livello di Fiorentina eccetera eccetera, Torino, Bologna, non esagero secondo me, perché parliamo di società che comunque hanno obiettivi alti, sono ambiziose, no? Noi vediamo il Bologna ambizioso quest'anno con la nuova proprietà, con Insaputo, hanno fatto un grandissimo lavoro da 3 anni a questa parte, ma non è che l'Udinese aveva fatto tanto di meno o ha fatto tanto di meno, parliamo comunque di una società che ha sempre provato a fare il massimo con la sua filosofia, che è ben precisa e ben delineata, e fino in questo momento, tranne quest'anno, che secondo me quest'anno è proprio, poi io
non ho tutta questa memoria magari degli anni addietro, quindi quando parliamo di 30 anni fa e passa, però forse quest'anno è stato l'unico vero anno in cui abbiamo veramente avuto paura di retrocedere. Cioè, da quando io ho memoria, non mi ricordo una stagione in cui l'Udinese abbia rischiato così tanto. Sì, ok, la stagione con Tudor, del triplo cambio, però alla fine, bene o male, in un modo o nell'altro, sapevi che la riuscivi a portare a casa. Quest'anno è stato il primo anno, da quando io ho memoria, che l'Udinese ha veramente rischiato. E capisco le parole «mi sono vergognato» o «ho avuto paura», perché sono stati fatti magari dei calcoli sbagliati, imprecisi magari, che adesso poi valuteranno assieme quando faranno il bilancio della stagione per riprogrammare quella successiva, e io capisco benissimo le sue parole e mi sono vergognato. Secondo me non è stato una frase messa lì a caso, ma è stato proprio lo stato d'animo della società, che ha capito che comunque questa rosa, c'è stato un altro estratto che avevate già mostrato gli altri giorni, questa rosa ha del potenziale, è una buona squadra, va puntellata magari in qualche reparto, in qualche precisa posizione, però bisogna assolutamente evitare gli errori fatti quest'anno. Diciamoci la verità, aveva detto il Paron Pozzo, sono mancati i gol degli attaccanti. Ecco, allora, da quel punto di vista lì, capiamo benissimo dove forse sono stati fatti degli errori quest'anno, soprattutto penso al mercato di gennaio. Quindi da quel punto di vista lì, tornando al discorso, sì, ci sta che si sia vergognato. Sono abbastanza convinto che interverranno per dare una svolta alla stagione, per evitare di ritrovarsi in questo momento. Soprattutto sono obbligati ormai a farlo, ma non tanto perché quest'anno ti è andata bene e quindi se non cambi le cose magari rischi di fare un anno simile, ma perché il prossimo anno la serie è ancora più competitiva. Cioè, se quest'anno ti è andata bene devi per forza intervenire, ma non tanto perché questa squadra non è adatta, ma perché la serie è molto più competitiva. Sono salite il Parma e il Como, sono due società che faranno un mercato stile Genoa, cioè un mercato ambizioso volto a cercare di mantenere subito la categoria. Il Genoa non è mai stato in lotta per la retrocessione quest'anno. Il Como, primo obiettivo di mercato sarà Pinamonti, che è retrocesso col Sassuolo, cioè un attaccante che fa più di 10 gol all'anno in Serie A. Cioè, non sono squadre che arrivano lì e prendono, passatemi il termine, non ce l'ho col Frosinone, ma 20 giocatori in prestito giusto per riempire la rosa, perché giustamente hanno magari risorse economiche inferiori e non possono permettersi di fare 20 acquisti. Cioè, parliamo di società che arrivano, prendono, valorizzano i giocatori che hanno già preso in B, ma prendono quei 3 o 4 nomi funzionali, quindi non figurine, quindi vado a prendere magari l'ex, il 34enne che gioca in Turchia, che adesso non vede più il campo in Turchia e vuole tornare in Italia per un po' di soldi. Vado a prendere un giocatore funzionale come Pinamonti per restare in Serie A. Quindi l'Udinese è chiamata, secondo me, a fare un mercato di questo genere, cioè di rafforzamento della rosa, ma di una rosa che in realtà già le basi ce l'ha, perché comunque l'abbiamo sempre detto quest'anno, giocatori come Bidol, Perez, Summers, Stoven, Pereira, Lucca, cioè sono giocatori che le squadre che lottano per la salvezza se li sognano. Però è chiaro che quest'anno è stata una stagione così piena di difficoltà che ci può stare che anche un giocatore come Biol, come Samuels, eccetera, eccetera, non riesca a dare quel contributo che ti aspetti. Però è chiaro che azzeriamo tutto, ripartiamo, a luglio si rincontra per il ritiro e ricomincia una nuova stagione, il valore di questi giocatori c'è, rimane. Quest'estate saranno i giocatori più chiacchierati probabilmente dell'estate qua in Italia, e non è un caso. E quindi è chiaro che se questi sono i giocatori più chiacchierati, lì che la rosa c'è. Bisognerà ovviamente capire chi resterà e chi andrà via, però io penso che questa rosa va solo puntellata, non va rifondata. Questo è un discorso interessante, è un discorso interessante che affrontiamo a rientro dalla pubblicità. Prima di fermarci un attimo, però, ti chiedo, quando Pozzo parlava con un po' di sana invidia, no? Di quello che l'Udinese riusciva a fare ma che non riesce a fare più, tu mi hai menzionato il Bologna. Io penso che Pozzo pensasse anche all'Atalanta, che ha vinto l'Europa League e che è una competizione che l'Udinese ha giocato per svariati anni. E lo sappiamo che il sogno del Parone è quello di tornare in Europa. Riuscirà a convincere l'uomo mercato bianconero, magari a puntellarla sì, ma facendo una squadra che possa, senza nascondersi più di tanto, insomma, provare realmente a finire nella parte sinistra della classifica, che poi significa che se ti va male, come l'anno scorso, finisci 13°, 14°, se ti va bene vai in Conference, perché io credo che Pozzo si riferisse anche alla vittoria dell'Europa League dell'Atalanta. Sì, ci può stare. Io penso che proprio dalle sue parole mi interessa proprio il Bologna, che ha un po' festeggiato come se avesse vinto il Mondiale, giustamente, perché ritorna in Champions dopo 60 anni, quindi ci sta lasciarsi andare alla pazza gioia, però per
capisco anche le parole del Paron Pozzo dicendo per noi era normale andare in Europa fino a 10 anni fa, quindi non abbiamo mai fatto queste questi festeggiamenti, queste celebrazioni durate settimane e settimane, perché per noi era la normalità. Cioè era normale che durante la settimana avevi una partita in più dell'Udinese. Io penso che sia una questione che difficile da capire dall'esterno, perché ovviamente ci sono tante cose che entrano in ballo. L'Atalanta ha fatto una cosa importante che forse è stata sottovalutata, ha venduto il 49% della società. I Percassi sono ancora i proprietari, ma hanno il 51%. Il 49% è stato venduto a un fondo che ha permesso all'Atalanta di vendere un giocatore come Højlund a 80 milioni e comprare 30 milioni Scamacca, 35 milioni Touré, 25 Lookman e 18 del riscatto di De Ketelaere. Perché? Perché no, i fondi e il bilancio va tutto bene, le infrastrutture le paga il fondo e quindi tu tutto quello che è in casa delle cessioni, bravissima a valorizzare i giocatori, li puoi subito reinvestire per comprare 4-5 giocatori. Chiaro che Udinese ha un'altra filosofia che secondo me non blocca, non limita la possibilità di fare grandi nomi, di comprare grandi giocatori, però va un po' contro, secondo me, anche proprio il progetto Udinese. Cioè il progetto Udinese è un progetto di una squadra sostenibile, di una squadra che non ha mai il bilancio in rosso ogni anno. Faccio un esempio, prendiamo l'Inter, bellissimo, bravissimi, seconda stella, Zanga ha perso la squadra. Cioè Zanga ha perso la squadra perché non è riuscito a pagare un prestito che aveva fatto 3 anni prima. E quindi meglio io preferisco avere una società che magari valorizza molto di più il Blue Energy Stadium, mette i pannelli solari per così con risparmio energetico permettersi di risparmiare ancora più soldi e quindi valorizzare magari altre parti, infrastrutture, tutti i lavori che fa extra campo l'Udinese, ma dopo avere una proprietà solida che qui da adesso non mi ricordo quanti anni, che essendo 30 anni in Serie A, che comunque ogni volta, ogni anno, quando escono i bilanci, ce l'ha sempre in verde e sai già che quando è un po' un marchio di fabbrica, è diventato un po' un timbro, la garanzia Udinese, no? Un giocatore esce dall'Udinese e sai che è un giocatore che è valido. E quindi io da quel punto di vista lì penso che ci si può ritornare in Europa. È chiaro che bisogna beccare l'anno giusto e i giocatori giusti. Io penso che un anno ci siamo andati veramente vicini, che era l'anno di Cioffi con Molina, Odogi e compagnia bella, e che quell'anno lì, se fosse durato il campionato 10 giornate in più, arrivava in Europa senza problemi. L'anno con Sottil, che l'Udinese, ripeto, adesso non mi ricordo, ma fino a tipo a 5 giornate dalla fine era ancora aritmeticamente in corsa per la Conference, se non si fosse fatto male d'Olofeu probabilmente eravamo in Europa. Quindi io le annate dove l'Udinese potrà in Europa le ho viste. Poi siamo in un periodo storico dove siamo veramente fortunati, perché basti vedere il Torino, se oggi la Fiorentina vince va in Conference, dopo una stagione con tanti bassi, perché il Torino non ha fatto sta grandissima stagione da meritarsi la Conference, eppure se la Fiorentina vince stasera va in Conference, perché ci sono 9 posti in Europa, il calcio moderno permette di portare tante squadre di ogni nazione in Europa, non è più come quando ci andava l'Udinese che doveva arrivare quarta o terza per andare in Champions, basta arrivare quinta. Per fare i preliminari. Per fare i preliminari addirittura, adesso basta arrivare quinta, addirittura se l'Atalanta arrivava quinta la Roma da sesta andava in Champions, cioè penso a quelle combinazioni, quindi io penso che magari sognare la Champions serve l'anno perfetto, come è successo quest'anno al Bologna, ma la Conference non mi sembra un obiettivo tanto tanto impossibile. Poi ci metto anche il discorso Coppa Italia, che viene sempre un po' messa da parte, però basti pensare quest'anno, molte squadre hanno subito abbandonato la Coppa Italia, non le hanno dato la giusta importanza, l'Inter, il Milan, eccetera, eccetera. Alla fine l'unica squadra che ha dato la giusta importanza alla Coppa Italia è stata la Juventus e l'ha vinta, l'altra è stata l'Atalanta ed è arrivata in finale. Le altre l'hanno sempre un po' snobbata, quindi anche un Udinese che magari arriva agli ottavi e incontra un Milan di turno in vento, che magari decide di fare all-in sulla Champions, non è scontato avanzare. Poi una volta che avanzi sei lì e te la giochi, quindi ci sono tante possibilità per arrivare in Europa. Io penso che comunque adesso con l'inserimento e la creazione della Conference e l'Italia che con un ranking così positivo ha la possibilità di portare più squadre possibili in Europa, ci possiamo sperare, ci possiamo sognare, ecco, magari per la Conference sì. Assolutamente. Noi oltre a sperare ci fermiamo anche un attimo e poi torniamo qui in seconda parte tra poco di Pomeriggio Udinese.
Eccoci qua amici di TV12, ben ritrovati, continuiamo nell'analisi di quella che è stata la stagione. Nella prima parte abbiamo anche con Alessandro Vescini ripercorso quelle che sono le partite che più hanno fatto arrabbiare, ovviamente gli amanti bianconeri. Abbiamo citato la gara con l'Atalanta, la gara col Verona, la gara con il Cagliari e la gara con la Salernitana, guarda caso tutte gare giocate in casa, dove l'Udinese veramente ha vinto troppo poco, una sola volta con il Bologna. È stata la stagione dei rimpianti, poteva essere la stagione più negativa negli ultimi 30 anni, per fortuna così non è stato. E però Alessandro Vescini aveva toccato un tema, che era quello di riuscire a essere oggettivi e dire: guardate che questa squadra, tolta la sfortuna, non è una squadra scarsa, non ha bisogno di una rifondazione generale, ma solo di qualche ritocco e di un po' più di fortuna. E un concetto simile l'aveva esternato proprio il patron Giampaolo Pozzo, che aveva detto più o meno le stesse cose del nostro Alessandro Vescini. Sentiamo. Della squadra invece che cosa succederà? C'è aria di, non lo so, di rifondazione? C'è aria di invece rimettere a posto poche cose? Cosa si aspetta? Poche cose, come ha detto lei, perché qui sono solo dei ritocchi da fare, da recuperare di giocatori infortunati che non possono rimanere infortunati tutta la vita, no? E quindi insomma si recupereranno alcuni. Abbiamo quindi delle speranze per esempio per De Lofeu? Questo è un lungo degente e spero che insomma si recuperi, perché insomma, se no ha già un'età, speriamo bene. Ecco. Speriamo bene, quindi sì. Lei dice solo migliorare le situazioni, fare qualche acquisto, probabilmente ci sarà qualche cessione, ma non aria di rifondazione, di ripartenza totale. No, perché in effetti la squadra ha delle ottime potenzialità, non le ha espresse, ma per quelle circostanze di cui abbiamo parlato, sfavorevoli, no? Che hanno portato diciamo a questa situazione finale molto, molto critica. Però è una cosa che non era mai successa e deve servirci anche magari per aggiungere qualcosa in più in caso che succeda diciamo qualche problema di infortuni, cioè deve avere ancora qualche ricambio, perché il problema è nato da lì, praticamente, no? Gli infortunati e poi vabbè, certe situazioni gestionali che non abbiamo condiviso, no? Tema tecnico, eccetera, no? Ma insomma la base era questa, che mancava l'attacco e mancavano i gol, questa è la verità di tutta la vicenda. Mancava l'attacco e mancavano i gol. Cosa succederà in attacco allora, secondo te, Alessandro Vescini? Allora, intanto ti ringrazio, ma sono stato io che ho copiato le parole del Paron Pozzo e non lui, e non viceversa, perché ti ringrazio per l'onorificenza, ma non mi permetterei mai. Comunque no, per quanto riguarda l'attacco, Luca verrà riscattato, quindi abbiamo già il centravanti. Ha ragione Paron Pozzo a dire bisogna recuperare gli infortunati, perché non ha senso avere dei giocatori che non sono mai a disposizione. È chiaro che mi vengono in mente tre giocatori. Il primo, l'abbiamo già parlato, è De Lofeu, sappiamo un po' la sua situazione. È chiaro che bisogna fare un discorso anche su di lui, perché se il recupero richiederà ancora gran parte della prossima stagione, allora è chiaro che bisogna intervenire sul mercato. Non ha senso stare qui ad aspettare un giocatore che magari ti arriva nella parte finale, quindi non ti riesce a contribuire per tutta la stagione. Gli altri due giocatori sono Davis e Brenner. È chiaro che un giocatore come Davis è stato sì decisivo, ma fino ad aprile, da quando ha cominciato a entrare in campo, adesso se non ricordo male, proprio contro il Bologna, era un po' il grande oggetto misterioso di questa stagione. Non si possono fare dei calcoli su un reparto offensivo quando poi ti mancano tre giocatori. E quindi dopo sei costretto a far giocare tutte le partite Toven e Lucca, che neanche da quel punto di vista lì bisogna intervenire sicuramente in attacco, ma bisogna capire chi resterà prima di tutto, perché ci sono tante situazioni delicate, definiamo così. Secondo me ci sarà qualche partenza in più del dovuto rispetto a quanto di solito siamo stati abituati, perché di solito venivano ceduti due o tre giocatori, non di più. Ci sarà qualche partenza in più del dovuto in tutti i reparti e poi bisognerà andare a sostituirli e a puntellare appunto la rosa. Per quanto riguarda proprio l'attacco, forse è uno dei reparti in cui io cambierei di più, perché va bene Davis,
però bisogna vedere se riuscirà a essere al 100% il prossimo anno, perché avere un Davis a mezzo servizio come l'abbiamo avuto quest'anno, o per larghi tratti proprio non averlo avuto a disposizione, è chiaro che mi tocca comprare un attaccante in più, perché abbiamo visto Luca affianco a un'altra punta centrale, è un altro giocatore abbandonato a se stesso contro tre difensori avversari, fa quel che può, e non gli si può neanche chiedere di fare più di 8 gol che ha fatto quest'anno se non gli si dà un attaccante a fianco. Bisogna capire anche giocatori come Pereira, come Toven, in quali posizioni del campo metterli in primis, e se saranno giocatori fondamentali per la prossima stagione. Lo stesso Brenner penso abbia la possibilità di riscattarsi il prossimo anno, e poi c'è la grande incognita Success. Ok che quando si è fatto male contro l'Empoli forse eravamo tutti disperati, perché paradossalmente in quel momento era il giocatore più in forma che aveva l'Udinese, ed è stato un grande, già quello fa capire un po' la stagione che hanno avuto i friulani, perché se tu arrivi alla penultima giornata che un giocatore che è stato messo anche ai margini da allenatore che c'era prima diventa improvvisamente l'uomo più in forma, ti fa capire le difficoltà che hai avuto quest'anno. Bisogna capire che Success vuoi, perché se sei disposto ad avere un attaccante che non segna, perché quello purtroppo è evidente il dato, bellissimo il lavoro di raccordo, bellissimo e quello che fa per la squadra, tecnicamente, fisicamente per la Serie A può fare la differenza, però avere un attaccante che poi a fine anno, come ha detto il Paron Pozzo, non segna, devi trovare i gol da qualche altra parte. Allora o prendi una mezzala che fa 10 gol all'anno, oppure devi comprare un attaccante in più. Quindi da quel punto di vista lì bisognerà fare anche un discorso sul Success, come muoversi e come agire. Quindi io mi aspetto che l'attacco sarà un po' il reparto che cambierà di più, perché ci saranno anche degli arrivi. Damian Pizarro è un giocatore che comunque quando arriverà farà la differenza, bisognerà capire come impiegarlo e che ruolo dargli, se dargli un ruolo magari di vice Lucas, magari dargli prima un po' di tempo in primavera per ambientarsi e poi portarlo in prima squadra. Quello saranno tutti i discorsi che si faranno da luglio in poi. Quindi secondo me l'attacco sarà uno dei reparti in cui si cambierà di più. Prima parlavi di cessioni, forse in numero più ampio rispetto agli ultimi anni, dove eravamo abituati a perdere uno o due elementi. In realtà, secondo me, già la scorsa estate le partenze erano state un po' sottovalutate, perché di vere cessioni c'erano state, è vero, solo quelle di Becao e Beto. Però poi tu avevi perso Udoge, che già non era più tuo, ma era finito il prestito, e un giocatore che era, secondo me, fondamentale per lo spogliatoio come Arslan. Quindi in realtà 4 giocatori li avevi persi anche l'anno scorso. Ti chiedo di azzardare in questo giochino un numero e anche chi potrebbe eventualmente salutare. Ti lascio come possibilità dei jolly, nel senso puoi dirmi due volte, puoi dirmi uno tra e farmi due nomi. Ok, allora così mi salvi, perché mi hai messo molto in difficoltà. Allora, facendo un breve conto... Partiamo dalla porta. Facciamolo insieme. Silvestri andrà via, perché giustamente è un portiere che può tranquillamente giocare titolare in Serie A. In questo momento la decisione è di dar fiducia a un portiere giovane come Okoye, quindi io penso che un portiere come Silvestri, anche in un Parma o in un Como, può andare a giocare titolare. Quindi lui ovviamente avrebbe preferito restare titolare all'Udinese, però è chiaro che anche per il suo tornaconto personale, per il proseguo della sua carriera, gli conviene andare a giocare titolare da altre parti, piuttosto che fare il secondo, fino a che dopo non diventa, rischia di diventare poi troppo vecchio e dopo perde un po' quella pil di mercato che in questo momento ancora ha, e diventa probabilmente un'occasione per le altre squadre, perché un Silvestri che ha giocato solo metà stagione lo prendi a basso prezzo per magari un Como, un Parma o chi sarà che avrà bisogno di un portiere. Quindi Silvestri secondo me sarà l'unico dei tre che andrà via in porta. Non vedi come possibilità di Silvestri che si riscatti e rubi di nuovo il posto a Okoye, no? Anche non per credo, età perché... e per scelte societarie, tu dici gioco Okoye, Silvestri va via. Bene, ok. Ma ti faccio l'esempio di Cannavaro, è arrivato e non ha messo in dubbio la gerarchia in porta, quindi penso sia ormai deciso che Okoye sarà il portiere del presente e del futuro dell'Udinese. Bene, poi in difesa. Qua forse ci giochiamo il primo uno tra? No. No. Me lo sarei giocato negli altri reparti io. Quindi me lo tengo. Tienitelo. Ricorda che nei me due. Me lo tengo. Tieni, allora tengo. Vai, analizzami la difesa, che allora sono curioso. Allora, in difesa, allora vabbè, ci sono giocatori tipo Christensen che hanno un contratto lungo e quindi è chiaro che sono appena arrivati. Il futuro delle prossime stagioni, eccetera, eccetera. Giannetti è appena arrivato, quindi non si può. Cabasele, bisogna capire un po' che ruolo bisogna dargli, perché se deve diventare un panchinaro, allora da quel punto di vista lì magari si possono fare delle valutazioni ben precise. Se magari si vuole dare una maglia da titolare, bisogna che qualcuno dei top, chiamiamoli così, venga ceduto. E quindi arriviamo a chi secondo te
era tra l'uno tra, ma secondo me invece le idee sono molto chiare. Io penso che Perez venga ceduto e Biol venga tenuto un ultimo anno. Penso sia un po' questa tu l'idea. Tu credi che Biol possa rimanere ancora un anno? Sì, perché Perez in questo momento ha più mercato. Perché Biol, ok, che è un ottimo difensore, però le squadre che al momento sono interessate sono tutte molto ben coperte nel suo ruolo. Quindi lo prenderebbero come riserva. Penso all'Inter. L'Inter ha Acerbi e De Vrij. Prendere Biol non lo prendi per essere il difensore titolare, lo prende per essere la riserva di Acerbi se parte De Vrij o di De Vrij se parte Acerbi. Quindi a quel punto di vista lì penso aspettino ancora un po'. Mentre Perez, sappiamo dell'interessamento che ha avuto il Napoli quest'estate, il Napoli sta per chiudere, ha già un accordo praticamente verbale con Antonio Conte. Antonio Conte ritornerebbe a difesa 3. Chi è il braccetto destro ideale da difesa 3 di Antonio Conte? Neuwen Perez. Ecco che secondo me, anche un po' per come si vanno a creare il domino allenatori e le altre squadre, io penso un po' che Perez sia quello che avrà più mercato. Poi non è detto che magari venga ceduto Biol perché gli arriva l'offerta migliore, mentre Perez nessuno riesce a soddisfare. Però dei due, tu ti sbilanci dicendo va via Perez. Ok. Sì, okay, sì, okay, perché okay. Poi anche la Roma magari poteva pensare a prendere un Biol, però con De Rossi è tornata a 4 e già li cambia. Se fosse rimasta a 3 magari potevi pensare di prenderlo, eccetera eccetera. Quindi sono tutti discorsi, per vedendo un po' le altre squadre dove andranno a operare, penso che Perez è quello che avrà più mercato. Bene, slot esterni, ok, Esibue e Bosele. Io ci metto anche Ferreira, che però sulla carta è l'unico certo di andare via perché scade il prestito con il Watford. Quindi Joao Ferreira torna in Inghilterra, poi chissà se verrà ripreso, correggimi se sbaglio, però al momento è una delle poche certezze. Quindi con un Ferreira che saluta e Bosele, Esibue, Camara, Zemura. Restano tutti e quattro. Restano tutti e quattro. Restano tutti e quattro, ma parere mio personale è il reparto dove c'è più necessità di intervenire. Quindi, soprattutto a destra. Serve un esterno a destra. Serve un esterno. Come aveva detto il Paron Pozzo, bisogna anche ragionare su allungare la rosa contando eventuali infortuni. Quindi io penso che magari potremmo avere 5 esterni quest'anno, magari uno che possa fare sia a destra che a sinistra, che mi viene in mente che ce l'hai già in casa, che è Ezeque. Quindi io penso venga acquistato un esterno destro titolare, ecco, perché un po' quello è stata forse una delle grandi lacune quest'anno dell'Udinese, sono il reparto esterni. Quindi penso sia restino tutti e quattro, a meno che non arrivi un'offerta di mercato. Quello ovviamente, su quello non possiamo prevederlo in questo momento, però è chiaro che al momento non vedo uno di questi che venga ceduto, perché non sono stati secondo me talmente positivi quest'anno da essere poi valorizzabili sul mercato con un'eventuale cessione. Quindi io penso che abbiano ancora bisogno di crescere. Certo, certo, questo ci sta. Centrocampisti: Pajero, Wallace, Zarraga, Lovric, Samardžić, Pereira. Ci metto anche Samardžić e Pereira. Mi gioco il primo uno tra. Vai. Mi gioco il primo uno tra e ti dico, lo posso fare a tre? Sì, puoi fare quello che vuoi. Va bene, uno tra Wallace, Samardžić e Pereira se ne va, se non due. Secondo me è così. Due su tre, anzi, quasi quasi. Più che io uno ti su dico, tre. Samardžić va, secondo me, e uno tra Wallace e Pereira va. A questo punto. Lovric resta perché ha fatto l'infortunio e quindi resta. Resta perché si è infortunato, per assurdo. Altrimenti anche se di lui qualche ragionamento si poteva fare, ma in questo momento non credo che l'Udinese abbia interesse a vendere un giocatore che non venderesti il massimo del suo valore. Sì. E quindi Lovric per me resta, Zarraga resta per fare insomma comunque il gregario. Wallace non è escluso resti, perché comunque ha un contratto ancora per 2 anni, però è tanti anni che si sa che vuole tornare in Brasile. Pereira, io spero solo, correggimi se sbaglio, che non ci sia il circo tra virgolette dell'anno scorso, cioè che si decida subito se confermarlo o se insomma salutarlo. È chiaro che se Pereira, riprendo le parole che ho usato prima del Paron Pozzo, bisogna valutare un eventuale infortunio. Quindi è chiaro che Pereira tante volte quest'anno è mancato per acciacchi muscolari, vuoi anche per la preparazione estiva che non ha fatto. Quindi io penso che o si decide di cambiare e dire ok, grazie, ma prendo uno che mi è sano tutto l'anno, o piuttosto ti tengo ma ti prendo già
il sostituto, perché so già che qualche mese all'anno me lo salterai per infortunio. E Walla, sappiamo la sua situazione, però sappiamo ancora che ha un po' di anni di contratto, quindi anche da quel punto di vista lì non è escluso che magari lui finisca la sua avventura europea all'Udinese e poi torni in Brasile quando gli scadrà il contratto, quindi anche dal punto di vista lì bisogna anche un po' vedere le motivazioni del giocatore, perché alla fine è tutta una questione di stimoli. Dopo un anno del genere, secondo me bisogna più che lavorare sulle caratteristiche tecniche dei giocatori, bisogna avere in squadra chi ha voglia, chi ha stimoli di ripartire, perché magari molti dicono dopo un anno del genere non ho più gli stimoli per continuare con questa maglia, e allora ci sta magari una cessione, perché può capitare, cioè che fa parte dell'essere umano che uno magari non abbia più gli stimoli che aveva un tempo, quindi anche lì è più tutta una questione di stimoli che di giocatori. E Samaris, sappiamo che assieme a Perez secondo me sarà il giocatore più chiacchierato dell'Udinese in questa sessione di mercato, però bisogna andare a vedere un po' quali squadre lo possono prendere, perché in pole c'è la Juventus, però con Thiago Motta, che probabilmente firmerà la prossima settimana, bisogna vedere se gli va bene un giocatore come Samardzic, perché ok che magari gioca col 4-2-3-1, ma Samardzic lo mette trequartista, deve avere caratteristiche alla Ferguson, bisogna vedere se le ha, capito? Capito, quindi magari Thiago Motta dice non mi interessa, preferisco prendermi Ferguson dal Bologna e avere lui perché lo conosco e so che mi serve per quel ruolo lì. Dopo rientra l'Inter a centrocampo è copertissima. Il Napoli con Conte, che ha bisogno di una mezzala box to box, prenderà un giocatore come Samardzic? Vediamo. Il Milan, dipende chi sarà il nuovo allenatore e così via. Quindi anche lì sarà molto chiacchierato, però dipenderà molto da quali allenatori andranno nelle grandi squadre, perché a parte l'Inter cambieranno tutte, e la Roma che ha confermato De Rossi. Quindi anche dal punto di vista lì ti dico 2 su 3, perché secondo me 2 su 3 lasceranno. Però sì, non ti so dire chi al momento. L'ultimo, prima di chiudere, che oggi dobbiamo chiudere un paio di minuti prima del solito, è il reparto offensivo, di cui già abbiamo parlato prima, però anche qua ti chiedo di sbilanciarti. Si vocifera di un interessamento del Napoli nei confronti di Luca, non ci credo, non credo che in questo momento Luca possa già salutare la piazza friulana dopo una sola stagione. Brenner resta perché si deve riscattare, Davis boh, Thauvin speriamo di sì, ma lo sappiamo che ha estimatori in Francia dove lui non... insomma. Gradirebbe insomma ecco di andare a chiudere la carriera, anche se non è assolutamente vecchio, ma però è chiaro che ancora un anno lo può fare a Udine, non è scuso neanche lo faccia. Success, insomma, qua ti giochi l'ultimo uno tra? Me lo gioco tra Success e Thauvin, perché Success lo sappiamo la sua situazione. E come ho detto prima, bisogna capire se va bene avere un attaccante che non segna in squadra, perché abbiamo visto quest'anno che un giocatore come Davis, se fosse stato al 100%, era un attaccante da doppia cifra quest'anno, per quello che ci ha fatto vedere nelle ultime partite. È chiaro che ha avuto questa condizione fisica fragilissima che gli ha rovinato la stagione. Luca secondo me viene per restare, perché ha bisogno ancora di una piazza dove trova minutaggio per poter crescere e dimostrare il suo valore. E per quanto riguarda Brenner, è un po' stato il grande acquisto della scorsa campagna, bisogna dargli una seconda chance per poter dimostrare il suo valore. Thauvin molto dipenderà da Samardzic, perché in questo 3-4-2-1 gioca nella stessa posizione, quindi secondo me molto dipenderà, uno dei due lascerà. Thauvin sappiamo, come hai detto molto bene tu, dei suoi stimatori in Francia, quindi che in caso magari Samardzic non trovi mercato, non è da scudere magari una partenza dello stesso Thauvin. E poi gli altri discorsi li abbiamo già fatti. De Olofeu bisogna vedere quando rientra. Io penso che uno tra Thauvin e Success possa lasciare per un attaccante che fa gol, perché serve un attaccante che fa un gol. Quindi da quel punto di vista lì io penso che uno dei due possa lasciare. Mi sorprenderei se vedessi lo stesso reparto offensivo anche la prossima stagione. Mi è piaciuto questo nuovo gioco che abbiamo inventato, l'1-3, lo riproporremo man mano, e soprattutto non è stato fatto inconsapevolmente, non ho toccato il tema allenatore perché insomma aspettiamo ancora qualche ora per andarne a parlare, sarà un tema che toccherà domani al nostro ospite, che non svelo ancora chi è, anche se chi ci segue sa che il giovedì solitamente c'è una persona molto vicina proprio ad Alessandro Vescini, lo scoprirete domani, quindi vi lascio con questa curiosità e domani toccheremo invece proprio il tema allenatore. Fabio Cannavaro, non Fabio Cannavaro, chi lo sarà? Lo scopriremo. Intanto grazie ad Alessandro Vescini. Grazie a te Ale, un saluto. Un saluto a tutti amici di TV12, un grazie anche a Giancarlo Cellanti in regia. Pomeriggio Udinese si conclude qui.